E anche oggi ci toccherà guardare una ciofeca. Forza, cosa? Non dimentica qualcosa. Di che parli? Sei arrivato a 20.000 iscritti, non te ne sei reso conto? Sì, grande traguardo. Quindi? Quindi dovrebbe proporre qualcosa di particolare, di speciale. Perché non c'è già abbastanza specialume nelle porcherie che porto di solito? Insomma. Ok, allora, volete lo specialone? Col Big One? Non è che lo vogliamo, è suo dovere Ho offrire. capito. Bene. Big One. Nel 1987 il Ministero dei Beni Culturali promuove e produce un film proposto da un regista e sceneggiatore esordiente, una pellicola diretta tra Napoli, Roma e Città del Vaticano che, nonostante le premesse, viene proiettata solo in due sale, in Sicilia. Ma che senso ha? Non iniziamo con le domande o non ne usciamo più. Nasce così La Croce dalle Sette Pietre. Aspetta, è quello con tutti i supereroi che devono prendere le No, pietre? quelli sono gli Avengers. Qui abbiamo un supereroe solo, Marco Antonio Andolfi. Per l'occasione è regista, sceneggiatore, montatore, addetto agli effetti speciali e Si è sicuramente dato da doppiatore. fare. Come no? Anzi, forse si è pure dato da fare troppo. Peccato per le idee strampalate che. Tagliamo corto. Quanto strampalate? Il film è noto anche come Il lupo mannaro contro la camorra. Seriamente? Dal titolo promettesse bene. Sì, ma ciancio alle Si bande e. sbrani il guantaio! Il guantaio? Cioè, che cavolo, saranno almeno 50 anni che nessuno usa più quella parola. Aspetta, ma è uno di quei programmi con le aste? Non credo. Amorim, siamo qui per servirti e adorarti. Che cavolo! 10 secondi e addio alla monetizzazione, è un record. Ma cos'è? Un rituale pagano a base di zozzerie e mazzolate. La mia anima ti ama. Vieni, mio amato signore! Insomma, come formula non è molto creativa. Sembra una seduta al Parlamento. Nah, qui c'è molta più serietà. Amorim, vieni! Sono qui che imploro le tue grazie. Vieni! Vieni da me! Ti voglio ora! Prendimi! Ma che problemi ha quest'uomo? Vuole proprio saperlo? Non da te. Aborin, vieni qui! Ti imploro di venire subito qui! Subito! Pazzesco, fa il devoto che prega e implora, ma usa un tono da sergente istruttore, cioè è tipo: Grande e potente Cthulhu, esigo la tua magnificenza, compiaci questo tuo umile servitore. Fallo in giornata, per favore, perché ho anche da fare, potrei anche arrabbiarmi. Mostrati a me! Mostrati a me! Mostrati a me! Cos'è quella faccia, quell'espressione comica, quel collo allungato? Secondo me che ci ha messo troppa energia e se l'è fatta addosso. Schifo. Però spiegherebbe tutto. Bravo Paul, un intervento utile. Uno su 847.512. Scusa, li conti pure. No, ho detto un numero a caso. Aspetta, ma Amorim è lo Yeti? Potrebbe essere. Ma la ragazza? Cosa c'entra? Perché pensi che io conosca la risposta? Yeti vuole abbraccio. Spaventoso, l'incarnazione del cattivo gusto. Siento por siento peli, un pochito de fuego y problema resuelto. Eddie Andolf? Pseudonimo di Andolfi adottato affinché le case di produzione prendessero in considerazione il suo film. Ti spieghi meglio. All'epoca i film dove il regista interpretava anche il ruolo d'attore protagonista venivano scartati immediatamente. E perché? Perché spesso era sinonimo di becerata amatoriale ignorante. E cos'è la croce delle sette pietre? Una becerata amatoriale ignorante. Possiamo andare avanti o dobbiamo rimanere fermi ancora per molto su questa specie di ibrido uomo peluche? Espresso 328 proveniente da Roma, ripartirà tra 20 minuti circa per Palermo. Porca miseria, ma che hanno messo ad annunciare i treni? Enzo Cannavale! Un treno Aldruie da Berlino diretto a Tunisi sta arrivando. Se state sul binario, io to fin. Ottimo, zio Marione, ma mettici un po' meno sentimento.
Marco, ciao. Tu sei Marco, vero? Sì, sono io. Aspetta, ma allora quello è... Sì, il regista tuttofare, Marco Antonio Andolfi. Ah, stavo per dire Benigni. Tu sei Carmela? Sì, sono proprio io, la tua cara cugina Carmela. Sono tanti anni che non ci vediamo, eh? Sua cugina? Certo, non noti una lontana somiglianza. Solo un certo cattivo gusto nel vestire da parte di entrambi. È pazzesco, quando si tratta di abbigliamento non ti va mai bene nulla. Vabbè, erano gli anni 80, non sapevano vestirsi. Bene, una transazione illegale. Sembra così. Ça va, ma secondo me l'unica cosa illegale in questa scena è quella tuta rossa. Sento puzza di scena fine a se stessa. Quello invece sente un'altra puzza. Per forza, quei soldi stavano nei calzini. E come previsto, il compratore se ne va accompagnato dalle dolci note di un mandolino. Ma allora cosa? Minutaggio extra a caso. Vabbè, dai, vediamo a questo punto cosa combinano i due delinquenti. Intendi cugini? E quell'individuo elegante chi sarebbe? Credo quella specie di Giulio Cesare dei poveri che pregava Burima all'inizio del film. Ma quell'espressione diabolica? Manca l'audio. È un po' un peccato perché poteva puntare in alto. Così è tipo 4 Olsen su 10. Senti, sei fidanzata? Potrei sposarmi. Ma si calmi, prenda fiato e riprovi. Ma dico, è tua cugina, cioè è la prima volta che la vedi dopo anni. Sì. Dunque? Questo ci sta provando! Solo perché le ha chiesto se è fidanzata? Però... sei diversa da come ti immaginavo. Beh, veramente trovo che sei diventata una bella ragazza. Ok, ci sta spudoratamente provando. È incredibile, manco conosciamo sto Marco e già si rivela un personaggio negativo. Davvero? Che scippo da principiante. E seriamente, è lo scippo più lento della storia. Ma che problemi hanno sti due? Il motoronzolo mezzo rotto. Cioè, è pazzesco, il controscippo. Ma cos'è sta roba? Visto che è andata male, hanno lasciato la rifurtiva dei colleghi. Ma col cavolo, cioè, era tutto pianificato, altrimenti non mi spiego. Quindi io e Gennaro procediamo con lo scippo e lo raminiamo, ma ci allontaniamo a passo d'uomo. Quello lì ci disarcionerà e qui entrate in scena voi. Noi vi passiamo il malloppo mentre voi ci venite di fianco e... Scusa, ma non fate prima ad accelerare dopo il colpo. Certo, e poi che cosa ne facciamo dell'elefante? Ma quale elefante? È quello che taglierà la strada al tipo mentre fuggite. Vedi perché sono la mente della banda? Quindi ora arrivo un elefantozzo? Francamente non credo. Lo sapevo. E la smetta. Perché? Ci sta tutto. Per favore, mi hanno scippato. Mi aiuti a inseguire quella moto. Tengo che fa, poi non faccio niente. Amore ammazzata. Culture a confronto. Però bel modo di scansare certe questioni. Ho da fare, poi non ne so nulla. Pronto, polizia! Qualcuno si è appena intrufolato in casa mia. Piacente, abbiamo da fare e poi non ne sappiamo nulla. Devo chiamare la polizia. La polizia? Ma no, lascia perdere, per una catenina non vale la pena. Solo messaggi positivi in sto film. Chiaro, gente, lo scippo paga. Certo che sì, anche sì il traffico delle armi a smanzo. Non te l'ho chiesto. Non possono fare niente. Che è successo? Mi hanno scippato, i ladri sono scappati in quella direzione. Ma che è, un gelataro? Oh, per favore, è chiaramente il... capitano di una nave, giusto? Ma finitela, è solo un poliziotto senza giacca, quella è la camicia d'ordinanza. A quanto pare è una giacca e non una camicia. Come la mettiamo? Niente, sarà un vigile urbano. Ma seguendo la trama dovrebbe essere un poliziotto. Forse un poliziotto che si è infilzato nel corpo dei vigili per indagare. Quello che ha detto lui, ora andiamo avanti però, eh. Vieni, Carmela. Anche tu li hai visti? No, ti prego, io li conosco. Non vengo, ho paura. Quelli sono dei mascalzoni, ma io... No, aspetta un attimo, cioè, li conosce? No, ti prego, io li conosco. Lo dice così, davanti al poliziotto vigile gelataio e ai due appena arrivati che, francamente, non so cosa siano. Scommettiamo che questa confessione improvvisata non porterà a nessuna conseguenza? No, è meglio che la signorina non venga. Con certa gente c'è poco da scherzare. What? Ma questi non sono tutori della legge, questi sono criminali. Partono attaccando la sirena ma senza il girofaro posizionato sul tettuccio. Ma si può sapere che problemi hanno i poliziotti in questo film? Beh, il fatto che siano in questo film non è già di per sé un problema.
Se le gomme stridono così lungo un rettilineo, forse è ora di cambiarle. Perché? Perché non hanno aderenza? Ebbene, solo perché non ci hanno assistenza non vuol dire che... Tornando a noi, temo sia una causa persa. Insomma, trovare controscippatori mi sa di impresa impossibile, quindi scommetto che... Eccoli, sono loro! Genere, fantascienza. Fortunato il buon Marco. Calma, quello è tutto fuorché buono. Fermi! Non vi muovete! Spettacolare, il benzinaio si fa gli affari suoi. Cioè, proprio per la serie... ci risiamo tutti i giorni la stessa storia. Tu metti le mani sul muro e non ti muovere, senza scherzi, E guardatelo, è lì che fischiette fa lo gnorri. Non è normale, è la reazione intendo. Dovrebbe quantomeno apparire scosso, mostrare spirito collaborativo. È un complice pronto a vendere lo scompagnero se in cambio della libertà. Sì, sì, sono questi. Sono loro che sono fuggiti in moto. Ma che state dicendo, commissario? Non è commissario, anzi, trattasi della vittima scippata. Dove sta la croce che mi avete rubato? Ma che dite, commissario? Ok, qui c'è chiaramente un problema nei dialoghi. Perché continua a chiamare commissario Marco? Forse ci ha avuto una promozione. Sì, da impiegato di banca commissario, ma che promozione è? È un impiegato di banca? Il delinquente afflitto dalla sindrome del Vucumpra. Sindrome di che? L'ho scoperta io. È la tendenza a chiamare tutti con lo stesso nome. Esattamente come i Vucumpra trattano i clienti chiamandoli capo. Solo che in questo caso è commissario. Sei un idiota. Non sono d'accordo e quell'uomo è pazzo. Sono curioso di sapere come hai fatto a procurarti tutti questi oggetti preziosi. Beh, oggetti preziosi, io la chiamerei pacottiglia da quattro soldi. L'anima dell'immortacci tua, ti riconosco! A chi l'hai data la mia croce gemmata, A chi l'hai data? È pazza! Richard, hai paventi in campagna per caso? Non sei divertente. Sentito quanta violenza nelle parole del protagonista? L'anima dell'immortacci tua, ti riconosco! Che aggressività, che impeto, che bovino! E dentro al giubbotto tenevi questa roba? Questa è droga! Io non faccio niente. Il giubbotto è di mio fratello. È pazzesco, è disposto a metterne guai la famiglia pur di salvarsi. E poi, davvero cerca di venirne fuori con una scusa da adolescenti? Ebbene, magari ci ha tipo 18 anni. Sì, per baffo, e ce n'è da aggiungere ancora. Siamo innocenti. Ovvero. Siamo due manovre disoccupati. Sì, vabbè. È certo che quel benzinaro c'ha molte cose da fare. Soprattutto occultare la sua presenza. Quindi, volendo sintetizzare l'accaduto? Hanno beccato i controscippatori, ma la croce gemmata di Marco non è tra la refurtiva. E vabbè, tanto valeva Siena 5.000 lire. È andata bene, speriamo che quei due stronzi non parlino. Lo sapevo. Ma allora è un marranzo! Sempre saputo. Scusami, ti devo lasciare, devo andare da mia cugina. Chi è quell'evosillabo? E chi sarebbe costei? Beh, non lo so. Sì. Ma perché? Perché questa inquadratura? Perché la sedia vuota? Forse sta cercando di venderla. Breve spezzone, la tizia appena vista esce di casa con la giacca di Marco e se ne va. Immagino che sta ripresa serva a qualcosa. Niente domande, grazie. Che cosa desidera? Mi scusi, lei è l'amica di Carmela? Beh, veramente, Carmela sono io. Certo che senza trucchi è tutta un'altra persona. Non ho capito. L'adorabile cugina era un'impostora. Sì, ma perché? Forse per derubarlo? No, mi rifiuto di crederlo. Perché, scusa? Cioè, una complice che accompagna il bersaglio di una vittima per far sì che venga scippato e poi controscippato? Non è un po' troppo elaborato come piano, visto il soggetto? Sono Marco, tuo cugino. Ti ho mandato un espresso una settimana fa che sarei arrivato oggi. Ah, tu sei Marco? Sì. Ora capisco perché si era stupito dalla trasformazione. Insomma, si aspettava lei e si è ritrovato lei. C'è da dire che anche un cretino, però. Due domande se le poteva fare. Oh, ma se le fatte le ha fatte, non ricordi? Sei fidanzata? Che squallove. A chi lo dici? Ma quella è la mia borsa. Ah, questa l'ha lasciata la mia amica Elena. Ok, il mistero si infittisce. Ma chi è mosta Elena? È Carmela. La cugina di Marco? Sì, cioè, no, è quella che diceva di essere Carmela, ma in realtà non lo è. Quindi ora Marco è a casa di Elena? No, di Carmela. Aspetta, ma allora adesso sta parlando con... Con Carmela, quella vera. Ah! E allora chi è sta Elena?
Oh, a proposito, questa giacca l'ha portata una ragazza, non so chi sia, forse una tua amica d'ufficio. Intendela. Sì, la tizia che abbiamo visto poco fa. Ma che cavolo, è una congiura ai danni di Marco. Sono tutti complici qui. Piuttosto, Carmela non sapeva nulla dell'arrivo di Marco, vero? Esatto, per lei è una sorpresa. Quindi prima arriva Elena e le lascia una borsa. Poi quest'altra donna sconosciuta le regala una giacca. Lo so, non poteva farsi due domande? Sì, poteva, ma sai come funziona qui, no? Ho da fare e poi non so nulla. Esattamente. La colpa è mia. Le ho sempre parlato tanto di te, che eri solo, che abitavi a Roma, che eri timido, che eri un bel ragazzo, per giunta scapolo. Ma di chi sta parlando? Ma di Marco, non è evidente? Un bel ragazzo, timido... Bello, diciamo che la bellezza è soggettiva e timido, insomma. Sei fidanzata? Amore ammazzata! L'anima delle mortacce tua, ti riconosco! No, timido direi proprio di no. Impulsivo, aggressivo, quello sì. E pazzo. Sai com'è? Sei l'unico parente che ho. E siccome le ho parlato tanto di te, forse si è incuriosita. E ha voluto farmi uno scherzo. Abbiamo furto d'identità, complicità per uno scippo e un controscippo. Ma andiamo, gente, era tutto uno scherzone. Mica sono un delinquente. Va bene, allora può andare. Marco tiene il numero di Elena e... Io non... Perché sta panoramica? E poi proprio mentre sta componendo un numero infinito. Per far capire che mentre fa il numeronzo non passano ore. È proprio quello il messaggio sbagliato che fornisce sta transizione idiota. Vabbè, possiamo sentire la telefonata. No, temo di no, mi dispiace. Ma cosa? Non lo so, forse è colpa di chi ha montato il film. Mi faccio indovinare, Marco Antonio Andolfi? Ovviamente. Buonasera, sto cercando una persona e forse lei può essermi utile. Tutto quello che vuoi. I vantaggi di essere regista, sceneggiatore e attore protagonista contemporaneamente. Tipo Carlo Sortino! Bravo, tipo lui. Cerco una ragazza che si chiama Elena. Elena? Mai sentita nominare? E voi? Non mi dispiace. Andiamo via. Oh, Elena, non sia mai, ma è un nome. Curioso, in tre non conoscono nessuna che si chiami Elena. Saranno tutte complici degli scippatori. Adesso stai esagerando. Io sto esagerando, non il film. Ciao, tutto solo? Ma per favore, dai, cioè, qui si sfiora il ridicolo. Che hai adesso? Ma non vedi? Ma perché tutti interagiscono con sto Marco come se fosse Jason Momoa? Intendi strabico? Capisco, gelosia. Non è gelosia, è solo che... Oh, che cavolo, vorrei scrivere, dirigere e recitare in un film tutto mio. Certo che sei uno strano tipo, non fumi, non bevi. Si chiamano salutisti, gente strana, sì. Intendi quelli che... Non sono quelli che salutano sempre, smettila. Io pensavo a quelli che stanno attenti alla salute. Sì, scusa, sì, quelli sono i salutisti. E si chiamano così perché salutano le cose che fanno malerrimo. La marijuana, ti piace? Allora, la vuoi un po' d'erba? Troppo esposta. Potrebbe essere un esbirro. Che donna loca. Ma chi è questa? Cioè, aggancio uno sconosciuto, parla raffica e offre droga. Cerco una ragazza che si chiama Elena. Tu la conosci? Se cerca Elena, c'è un signore che potrebbe aiutarla. Non capisco come si sta sviluppando tutta la questione. Chi sarebbe costei? Una donna che è stata avvisata dalle tre ragazze di prima del fatto che Marco sta cercando Elena, ma non entriamo nei dettagli, anche perché non ce ne sono. Se tu sei quello che io credo, stai attento, qui c'è gente che non scherza. Sì, vorrei solo capire che cosa intende con quello che io credo. Forse intende scemo. Allora la tizia ha centrato il punto. Allora Guagliuncella aveva ragione, siete un bello giovanotto. Ma pure lui si è innamorato. Lasciamo perdere, ok? Cosa volete da me? Un piacere, ma solo voi potete fare. Un piacere che solo... Che potrebbe mai essere? Non saprei, mi viene in mente solo... Ma rifaccia il piacere! Basta solamente che ci forniate un elenco dei vostri clienti, il cui conto è dal miliardo in più. Ha detto? Ma di che? Ricordo, Marco è un impiegato di banca. E loro come lo sanno? Gliel'avrà detto Elena. Intendi Elena Carmela o Carmelena? La prima che è apparsa nel film. Speriamo non sia un cialtone come l'impiegata nella banca di Brothers in House. Per farne che cosa? E quanta cosa volete sapere? Marco, ora,
Io prima di fare lo spavaldo, fossi in te, mi guarderei un attimino intorno. Insomma, sei circondato da sicari, sai com'è. E non è un fumatore. Sicavi, non sigavi. Non vi preoccupate. Noi siamo persone per bene. Dateci i loro nomi, al resto pensiamo a noi. Sa che le dico? Voglio fidarmi. Insomma, non sembrate poi dei delinquenti, ma potrebbe dire alla persona per bene dietro di me di smettere di puntarmi la pistola addosso? Voi avete capito male. Avete sbagliato persona. Scusate, siete Marco? Sì. E venite da Roma? Sì. E siete un banchiere? Sì. E possiedete una lista coi nomi di tutti i clienti della banca? Sì. E allora stavamo cercando proprio a voi? Sì. Ma che... Ma state prendendo in giro? Sì. Ma volete morire? Ma avete capito con chi avete a che fare? Sì. Ma guarda chi sta... Gennà, dagli una lezione. Sì. La smetti, ma sai quanto è difficile e dispendioso far sparire un cadavere? Sì. Ecco appunto, vuoi uscirne vivo da tutta sta storia? Sì. Allora facciamo così. Tornatene a Roma, facciamo finta di niente e fine. Va boh? Sì. Sarebbe troppo bello. Lo so. Noi vi procuriamo la vostra croce e voi in cambio ci date un bel elenco dei vostri clienti. Non lo so, non mi sembra così perbenosa come persona. Forse perché non lo è. Non vedi che hai i sicari e il baffo infingardo da persona che custodisce dei segreti? Ma io parlavo di Marco. E comunque meglio noto come baffo del bidello. No, no, io non vendo la pelle degli altri a nessun prezzo. Così stoico, così integerrimo, così muerto. Stavo per dirlo. Eccola, c'era da aspettarselo. Non ve la dovete prendere, i miei collaboratori sono un poco maleducati. Io diressi smanacciosi. Nulla da dire, si merita ogni singolo sganassone. Insomma, ho capito che non vuole scendere a compromessi, ma quantomeno dovrebbe fingere di accettare fin tanto che si ritrova circondato da delinquenti. Non sei nella posizione di poter affermare qualcosa del genere. Non mi importa, dico quello che penso. Ma ti sei visto intorno? I tuoi sgherri non mi fanno paura. Né la vasca di acido piena di squali radioattivi o il concerto di Gigi D'Alessio qui fuori. Davvero sei disposto a morire per una cosa del genere? Certo, anzi, lo ripeto. Però finché avrò fiato in corpo, i Digimon sono meglio dei Pokémon. Fatelo fuori. Oddio mio. Che cosa è successo? Hanno accettato il suo no a malincuore. Perché sei ancora vivo? Perché è un ragazzo affascinante, no? No, seriamente. E io che ne so? Scusami se ti faccio male. Ma perché fai tutto questo per me? Io dico una D perché altrimenti il film non va avanti. Risposta esatta! Congratulazioni, Paul! Sì! Che ho vinciuto! Forse perché in mezzo a tutta quella schifezza tu sei l'unica persona pulita che ho conosciuto. Beh, è normale che in discoteca puzzano tutti, si suda. Ma chi è questa? Quella è Maria, la tizia che ha conosciuto al bancone. Quella che fuma, beve whisky e si droga? Proprio lei. Un esempio perfetto di persona pulita, insomma. Ti ringrazio, tu sei buona. Ma ora se mi vuoi veramente aiutare, mi devi dire il nome del ricettatore di questa zona. Ma questo è un coglione! Ma sei cretino, cioè, ha appena detto che apprezza la tua onestà e tu hai tutta risposta? Non è pazzo, è solo idiota. No, sono i dialoghi a fare pena. Ma a cosa ti serve un ricettatore? Scusami, ma sarebbe troppo lungo spiegarti ora. Omino del riassunto, vai! Marco è arrivato a Napoli e per mezzo di uno scippo ha perso la sua croce gemmata. Ha poi ritrovato i ladri, ma a quanto pare il prezioso manufatto non era presente assieme al resto della recurtiva e... penso sia tutto. E lo è. Sì, troppo lungo da spiegare, certo. Aprite! Bussano a quest'ora da mattina. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Andatevi, non vedete che è chiuso. A quest'ora si viene a disturbare una persona onesta. Chiaro? Aggiungete a caso l'aggettivo onesto e sarete inattaccabili. Non funziona. Oh, sei sicuro? Che strano. Ma volete fornì? E io chiamo la polizia, ma che cazzo volete? Ok, questo è il colmo. Il ricettatore che minaccia di chiamare la polizia. È lei che ha chiamato per una situazione di violenza domestica? Sì, si tratta di mia suocera, è diventata isterica e intrattabile. Ho dovuto chiuderla in cantina assieme ai cadaveri dei vicini e... Come ha detto, scusi? No, dei micini. Poveri gattini. Comunque, ora che ci penso, sì, è tutto a posto, insomma. Non sono neanche sposato, quindi chiedo scusa. Grazie e arrivederci. Lei è Totò Nocafone? Sì, Emma.
Totonno il Cafone. Sembra un nome da youtuber. Ma perché Totonno poi? Forse gli piace il pesce in scatola ma è balbuziente. E posso immaginare perché lo chiamano il Cafone. Beh, quella canottieva parla da sola. Mi dia la croce gemmata che le hanno portato oggi. Sono disposto a pagarla bene. Una croce? Sì. Ma questo mi dà un negozio di oggetti religiosi. Ridicolo, cioè, si ostina a coprire la propria attività di ricettatore quando ormai praticamente è palese. Perché? Dove stanno le pruebas? Le che? Le prove, cavron. Lascia perdere, nemmeno ci provo a ragionare con te. Va bene, ma calmatevi. Mi fate venire lo sangue agitato, San Gennaro. Oddio, quella sirena iniziale. Pare quasi Rupert Chamin. Solo che uno dei due interpreta ruoli demenziali. E l'altro è Chamin. Ecco, va accontentato. Scegliete pure. Ma il vomito da mercatino. E mi sembra di vedere anche qualche cavo di rame là in mezzo. E mette sta roba nel riso, ma quello mangia pesanterrimo. Il problema è che manca proprio la croce gemmata. Una croce gemmata? Sì. Con 7 piedi? Sì. No, mi dispiace, giovanotte, siete sfortunato, che io l'ho già data via. Ma devilo subito, no? E poi, perché tutta quell'ossessione per la croce? Ancora non c'è dato saperlo. L'ho venduta, a chi? Ah, no, mi dispiace, questo non lo posso dire, questo è un segreto professionale. E certo, perché di Totonno il Cafone si può dire tutto, tranne che manchi di professionalità. Ma se nasconde la merce nei pacchi di riso? E nessuno l'ha ancora beccato. Mi dica il nome, e questi sono suoi, però faccia presto! Hai capito l'impiegato di banca? È dinero falso. Come, scusa? Mira il retro della banconota. La qualità video non è delle migliori. Ma non corrisponde a nessuna banconota real. È dinero falso. Guarda, falso o meno, su quel tavolo ci saranno almeno 4 o 5 milioni delle vecchie lire. Ma cosa sta? Non lo so, il film stacca su questa inquadratura. Ma saranno mafiosi? Saranno famosi, non mafiosi. E il cuoco che è? Ma quale cuoco? È il tizio delle ricette che sta in canottiera. È ricettatore, non cuoco. Perché io che ho detto? Faccia presto. Mi sembra... Il nome? Don Raffaele Esposito, di Somma Vesuviana. Ottimo, questo restringe il campo. Basterà solo controllare tutti e 7.000 i Raffaele Esposito di Somma Vesuviana. Ma che è? Presente Cenerentola? Non prendermi in giro. Sto figliendo rocchio. Vado a congio per festa. Ma è carnevale! Ma no, intende dire ora ti sistemo io. Ah, quindi sta per raccomandarlo per un posto di lavoro? No, sta per metterlo nei guai. Già morto. Cos'è quello? Cosa? Quello davanti alla finestra, lì. Cos'è? Secondo te, come si chiama questo film? La croce dalle 7 pietre. Sì, ma qual è l'altro titolo? L'uomo lupo contro una camorra. Esatto. Dunque, chi sarà quello lì? La camorra. Però Paul non ha tutti i torti. Mi rifiuto di credere che quello sia un licantropo. Lo so, il make-up è decisamente... povero ed insolito. A me mi sembra Richard Benson. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! E poi, che razza di reazione ha Totonno? Quello di un traumatizzato a vita che deve cambiare i pantaloni. La recitazione. Avrei detto attori presi dalla strada, ma dopo una prova del genere siamo decisamente a un livello più basso. E comunque sopra il gradino Steven Seagal. Gradino Steven Seagal? Credo sia necessario creare il livello Totonno il Cafone. Si può sapere di cosa sta parlando? Della scala del bad acting. Ma che ne sapete voi? Però non sapevo che i lupi mannari squittissero. Sul serio? Con tutte le opzioni che c'erano hanno messo lo squittio di un topo? Oddio, sto montaggio mi sta uccidendo. Ok, allora qui ci vuole qualcosa di animalesco. Verso di animale? Ok, sì, certo. A cosa pensavi? Un ringhiare di un cane o di un lupo. Spiacente, quell'effetto mi manca. Vabbè, hai afferrato l'idea, è un licantropo. Di ruggiti ne abbiamo? No, negativo. Che cavolo, che ne so, muggiti, ronzii... Che cavolo è in quel database? Ok, che ne dici di un Adriano Pappalardo? No. Ho quella o lo squittio di un topo? Scegli. Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Perché si muove come la creatura di Frankenstein? Perché probabilmente con quel parruccone in testa non vedrà niente. Perché non c'ha i peli su tutto il corpo? Perché se li ha presi tutti lo Yeti Chewbacca all'inizio del film. Perché è nudo? Perché... come scusa? Che fine hanno fatto i vestiti? Perché se li ha levati di dosso? Questa è una bella domanda. Ma chi è quel coso? Come chi è? È Marco, il protagonista. Ecco perché guardava ansiosamente l'orologio. Per strangolare una persona bisogna stringergli il collo, non le scapole. Oddio, era proprio necessario quel primo piano. Qui sì che c'è da esclamare madre parrucca. Ma che diavolo significa? Lascia perdere, chi può intendere intenda. E gli altri in camper? Era anche vecchia questa. Oddio che schifo, sudaticcio e gocciolante. Non sei un grande frequentatore di saune, eh? Ecco, così va meglio. Ma che sta succedendo? E io che ne so? Oddio mio. Don Raffaele. Marco. Don Raffaele. Santo cielo, cosa ti hanno fatto? No, era scemo anche prima, signorina. Ma com'è possibile? Personaggio scritto coi... Non quello. Perché ora è vestito? Cosa? Forse con la trasformazione c'ha la pelle che cresce sopra i vestiti. Ok, l'unica spiegazione plausibile che mi viene in mente? Mentre si trasformava si è spogliato. Poi ha aggredito Totonno e tornando in sé... Lo crede davvero? Ovviamente no. Mamma... Finalmente una scena facile da capire. Sì, come no. Speriamo sia un sogno. Don Raffaele Esposito. Avrei una domanda. Vai, sentiamo. Solo un dubbio. Non è che il lupo mannaro messo nel titolo in realtà è quella palla di pelo che abbiamo visto all'inizio del film e non il protagonista? A Borim, dici? Non voglio credere che quel parruccone sia un licantropo. Nemmeno io, ma... Che ti devo dire? Oh, lasciamo correre e speriamo bene. Ed ora, primo piano sui piccioni. Oh, ma perché? Ma cosa vuoi saperne tu di grande cinema? Toh, un platano! E siamo qui da dove ora stai registrando solo roba casaccio? Non è roba casaccio, fa parte della follia visionaria del protagonista. Oh, ma quella è una lattina vuota! Ma sei una commedia romantica! Ma hai sentito parlare di pazzo d'amore? Ehi, lei, le do $20 se abbraccia quel cassonetto. Perfetto, ottimo così! Ma poi tutte ste riprese le metterai... Una dopo l'altra, si capisce? Oh, dai, quel cane sta defecando, forza! La sequenza onirica è incredibilmente lunga e include soprattutto dei flashback di roba già vista, più qualche extra che, era meglio evitare. Ma cos'è? È rabbioso! O forse gli scappa! O forse è rabbioso perché gli scappa! Oh, già finito? Sì, peccato sia durato solo 3 minuti e mezzo. Beh, non è poi così tanto. Scherzi, già 3 minuti e mezzo di scene buttate a casaccio, sono interminabili. Ieri notte, che cosa ti è successo? Sei ritornato in uno stato? Perché? Che ho fatto? Schifo! Quello sicuramente. Cioè, quindi non ha memoria di quello che combina quando è in forma di Richard Benson? Non sarebbe un... Non è un licantropo, ok? Ripetevo un nome, e che ho detto? Don Raffaele Esposito. E questo nome ti dice nulla? È un capo camorrista, lo conoscono tutti. Aspetta, aspetta, cerchiamo di capire andando per punti. Allora, Marco arriva a Napoli. E fin qui ci siamo. Poi, tramite un'azione di scippo e controscippo che ha coinvolto 400 complici, è stato derubato. Ma Carmelen allora era d'accordo coi cattivoni? Dobbiamo ancora scoprirlo. Per pura fortuna becca i controscippatori, che possiedono il bottino ma non la croce. E già qui? Appunto, perché Totonno ha ricevuto solo la croce e non il resto della paccottiglia che avevano in tasca? Forse era interessato solo a quell'articolo. Va bene, andiamo avanti. Questo boss della camorra fa visita a Totonno e gli compra la croce. Sì, e questo passaggio stranamente era chiaro fin da subito. Il problema è dopo. Davanti a una montagna di soldi, Totonno rivela a Marco l'identità del suo cliente, nonostante sia un boss della malavita. C'è gente disposta a vendere i propri familiari per un... Non esiste razón por fare un'idiosia de esta portada. Non è rischiare la vita, è direttamente un suicidio. Esatto, cioè, se provi a concentrarti un attimo sulla storia, scopri subito quanto è assurda e ridicola. Ma perché qualcuno dovrebbe concentrarsi sulla storia della croce dalle 7 pietre?
Beh, perché... Lascia perdere. Piuttosto, oggi indossi una maglietta un po' vetro, molto carina. Vero? Presa subito appena vista. Beh, del resto Futurama è una delle mie serie animate preferite. Ma non sono i Looney Tunes? Bender in versione Looney Tunes. Cioè, ti pare che Bugs Bunny e compagnia dicessero qualcosa del tipo "è tutto cretini"? L'ha presa su... su Pamplin.com, come sempre. Dai, metti in piedi il tuo spettacolino. Cos'è Pamplin.com? Ma che stai dicendo? Io lo so che... sei tu che non lo sai mai. So benissimo cos'è, razza di... sì, come no? Trattasi di un sito per mezzo del quale è possibile acquistare vestiario nerd di qualità, quindi t-shirt, felpe, calzini, scarpe, cover per cellulare, poster e molto altro. Davvero? Io pensavo fosse un Intersource Café. Ma c'è di più: se durante l'acquisto utilizzerete il codice promozionale T-Scream tutto in maiuscolo, avrete diritto al 20% di sconto. Veramente buono, anche se non è all'altezza di quell'offerta che... Aspetta, aspetta, in occasione dei primi 15 anni di attività, per tutto febbraio Pumpling aveva messo il 3x30, 3 magliette a 30 euro, con l'aggiunta di ogni maglietta oltre la terza costerà solo 10 euro. Lo so, dicevo quella. Visto che la gente ha gradito l'iniziativa, l'offerta varrà anche per tutto marzo. Ma attenzione, sul 3x30 non si potranno utilizzare dei codici, quindi nemmeno il T-Scream. E se volevi qualcosa di cinematoso e divertente? Oh, ma ce ne sono quanti ne vuoi. Ma che ne pensi di questo Arancia Meccanica? Che c'è di divertente? Presente il film Arancia Meccanica? Quello. Ah, ma è uno spettacolo! Vabbè, troverete il link al sito della Pumpkin qui sotto in descrizione del video. E ora... pausa? Devi andare al bagno? No, è che oramai ha preso questo via e... va bene, fermiamoci un attimo. A frappè.